siamo sdraiati sul tappetino a pancia in su. Ci mettiamo in ascolto totale del nostro corpo e del nostro respiro. Porteremo attenzione in particolare al nostro diaframma e all'addome. Posizioniamo le mani una sul plesso ed una sul ventre e respiriamo cercando di rilassare tutta la zona addominale. Inspiro ed espiro. Ora nell'inspirazione immagino di introdurre aria pulita, nuova e rigenerante, per poi espirare buttando fuori tutto ciò di cui non ho più bisogno, che appartiene a ciò che è già stato e che voglio lasciare andare. E continuo immaginando il flusso d'aria che entra di colore bianco, quello che esce di colore grigio. Inspiro ed espiro profondamente. Inspiro, l'aria entra, purifica. Espirando, l'aria esce e mi rigenera. Dolcemente lascio che questa immagine svanisca. Riapro gli occhi e ruoto su un fianco, per poi salire e sedermi sui talloni o nella posizione comoda che preferisco. Inizio a mobilitare le spalle. Inspiro ed espirando le rilasso verso il basso e continuo. Ora mi fermo e vado ad appoggiare una mano sul capo e lo lascio cadere verso la spalla, facendo una leggera pressione e portando il respiro nella zona in cui sento maggior tensione. Cerco di mantenere le spalle basse e rilassate. Inspiro ed espirando ritorno e cambio lato. Inspiro ed espirando il collo scende dolcemente verso la spalla e respiro.
Espirando, sciolgo la posizione. Inspiro, sollevo le braccia. Espiro, vado ad appoggiare il dorso della mano destra all'esterno del ginocchio sinistro e la mano sinistra a coppa appoggiata dietro. Ruoto con il busto verso sinistra e respiro nella torsione. Ad ogni espirazione percepisco se la rotazione può sciogliersi e il movimento rotatorio ampliarsi leggermente, senza forzare. Il collo è rilassato e non crea movimento. Segue semplicemente l'andamento del movimento e della rotazione. Inspiro ed espirando lentamente sciolgo. Inspiro, sollevo le braccia verso l'alto ed espirando ripeto sull'altro lato, dorso della mano sinistra sul ginocchio destro e mano destra dietro a coppa. Anche qui respiro profondamente nella torsione. Sento che parte dall'addome e che ad ogni espirazione posso forse guadagnare un po' di spazio in più. Tutto questo senza mai forzare. È il respiro che guida il movimento. Alla prossima espirazione ritorno e sciolgo i polsi con delle circonduzioni mantenendoli aderenti, facendo una leggera pressione l'uno contro l'altro. Cambio senso di rotazione. Ora mi sbilancio in avanti per posizionarmi in quadrupedia. I polsi sono sotto le spalle, le ginocchia sotto le anche. Inspiro ed espirando sollevo le ginocchia da terra di qualche centimetro. Mantengo la colonna dritta, l'addome forte. E scendo. Inspiro ed espirando ripeto, mi sollevo. Forte la spinta delle mani a terra. E le riappoggio. L'ultima volta, inspiro ed espirando sollevo le ginocchia. Attivo bene il core. Respiro. Ed espirando le riappoggio. Da qui spingiamo il coccige indietro e verso l'alto nel primo cane a testa in giù, ad Adho Svanasana. Inizio a sciogliere la posizione ruotando il torace e lo sguardo da un lato all'altro. Inspiro ed espirando ora vado ad afferrare la tibia sinistra. Se riesco guardo sotto la spalla sinistra e respiro profondamente nella torsione. Una mano preme forte a terra, non crollo con la spalla, e l'altra contro la tibia per agevolare la torsione. Espirando sciolgo e afferro la tibia destra. Provo a guardare sotto la spalla e respiro profondamente.
ed espirando torno in Adho Mukha Svanasana. Inspiro, sollevo la gamba sinistra verso l'alto ed espirando piego il ginocchio e lo porto al petto. Inspiro, allungo nuovamente la gamba verso l'alto ed espirando porto il ginocchio al gomito destro. Inspiro, ritorno, allungo la gamba ed espirando ginocchio al petto. Questa volta appoggio il piede tra le mani e respiro profondamente qui. Mi sorreggo sulle dita, apro bene il petto. Ora la mano destra rimane a terra e allungo il braccio sinistro verso l'alto. Guardo sotto il palmo della mano e respiro. Ed espirando la mano torna a terra e il piede destro raggiunge il sinistro nella panca. Respingo bene il pavimento. Espirando scendo in chaturanga o se ho bisogno appoggio le ginocchia a terra. Inspiro Urdhva Mukha Svanasana. Espirando Adho Mukha Svanasana. Inspiro sollevo la gamba destra ora. Ed espirando piego il ginocchio e lo porto al petto, come prima. Inspiro, allungo la gamba verso l'alto ed espirando porto il ginocchio al gomito sinistro. Inspiro ancora, allungo ed espirando ginocchio al petto e questa volta appoggio delicatamente il piede tra le mani. Respiro qui profondamente. Inspirando la mano sinistra rimane a terra e allungo il braccio destro verso l'alto. Guardo sotto il palmo della mano e respiro. Espirando la mano torna a terra e il piede sinistro raggiunge il destro nella panca, forte l'addome. Espirando scendo in chaturanga o con le ginocchia a terra. Inspiro apro bene il petto in Urdhva Mukha. Espirando Adho Mukha. E da qui cammino lentamente con i piedi in mezzo alle mani. Inspiro Ardha Uttanasana. Espirando Uttanasana. E salgo aprendo le braccia. Unisco i palmi delle mani ed espirando li porto al petto e rimango in ascolto di tutte le sensazioni che attraversano il mio corpo e di questo flusso del respiro che entra ed esce dalle narici. Inspirando introduco aria nuova ed espirando lascio andare tutto ciò di cui non ho più bisogno. E continuo a respirare per qualche respiro con questa intenzione. Concludo l'ultima ispirazione. Ed inspirando sollevo le braccia, unisco i palmi. Espirando scendo in Uttanasana. Inspiro distendo gambe e busto. Espirando scendo e porto indietro la gamba destra. Inspiro ed espirando mantengo appoggiata la mano destra a terra e sollevo il braccio sinistro verso l'alto. Respiro profondamente. Alla prossima espirazione scendo con il bacino sollevando la pianta del piede sinistro, il ginocchio si apre all'esterno. Inspiro ritorno, espirando scendo.
L'ultima volta inspiro, salgo, espiro e scendo. Inspiro, risalgo e questa volta spingo bene con i piedi a terra, attivo l'addome per salire nella torsione con le braccia sulla linea delle spalle. Inspiro ed espirando porto le mani congiunte al petto, appoggio il ginocchio destro a terra e vado ad agganciare il gomito destro oltre il ginocchio sinistro. Se sento tensione nella zona lombare posso rimanere con il dorso della mano appoggiato. Respiriamo profondamente qui. Trovo dei movimenti delicati per sciogliere la torsione. Porto entrambe le mani a terra, punto il piede dietro, stacco il ginocchio e vado nella panca. Chaturanga. Inspiro, apro il petto. Espirando, Adho Mukha Svanasana. Inspiro dal naso ed espiro vigorosamente dalla bocca. Ancora una volta, inspiro ed espiro dalla bocca. Per poi, inspirando, sollevare la gamba destra verso l'alto ed espirando, come prima, piego il ginocchio e lo porto al petto. Inspiro, allungo la gamba verso l'alto ed espirando, ginocchio al gomito sinistro. Inspiro, ritorno, allungo la gamba ed espirando, ginocchio al petto. E questa volta appoggio il piede tra le mani. Forte la spinta dei piedi a terra, ricerco l'equilibrio per sollevare il busto nell'affondo alto. Mi allungo bene verso l'alto, apro il petto, distendo bene il diaframma. Inspiro ed espirando allungo le braccia sulla linea delle spalle nel guerriero 2. Guardo la mano davanti, il ginocchio davanti a 90 gradi, i talloni sono sulla stessa linea. Apro bene l'anca. Espirando scendo con il busto per appoggiare le dita della mano destra a terra e distendo il braccio sinistro creando una linea unica con il corpo, siamo in Parsvakonasana. Se sento uno sforzo eccessivo in questa posizione e non riesco a mantenere il fianco ben disteso e l'anca sinistra indietro, posso appoggiare il gomito destro sul ginocchio e respiro. Espirando appoggio la mano a terra, distendo il busto, inspirando apro bene il petto ed espirando il piede sinistro raggiunge il destro in Uttanasana. Srotolo vertebra dopo vertebra e risalgo aprendo le braccia, unisco i palmi delle mani ed espirando li porto al petto. Faccio un profondo respiro qui e mi preparo a ripetere tutto sull'altro lato. Inspiro, sollevo le braccia, unisco i palmi ed espirando scendo in Uttanasana. Inspiro, distendo gambe e busto, espirando scendo e porto indietro la gamba sinistra. Inspiro ed espirando mantengo appoggiata la mano sinistra a terra e sollevo il braccio destro verso l'alto. Inspiro ed espiro profondamente. Alla prossima espirazione scendo con il bacino sollevando la pianta del piede destro. Il ginocchio si apre all'esterno. Inspirando ritorno. Espiro e scendo. L'ultima volta inspiro, salgo. Espiro e scendo. Inspirando, risalgo. Questa volta spingo bene con i piedi a terra e attivo l'addome per salire nella torsione con le braccia sulla linea delle spalle. Inspiro ed espirando porto le mani congiunte al petto, appoggio il ginocchio sinistro a terra
e vado ad agganciare il gomito sinistro oltre il ginocchio destro, oppure posso rimanere con il dorso della mano appoggiato. Respiro profondamente. Delicatamente sciolgo la torsione, porto entrambe le mani a terra, punto il piede dietro, stacco il ginocchio e vado nella panca. Da qui Chaturanga. Inspiro Urdhva Mukha Svanasana, espirando Adho Mukha Svanasana. Facciamo una profonda inspirazione dal naso ed un'espirazione dalla bocca. Ancora una volta inspiro e lascio andare tutto dalla bocca. Ora sollevo la gamba sinistra verso l'alto ed espirando piego il ginocchio e lo porto al petto. Ancora inspiro, distendo la gamba ed espirando porto il ginocchio al gomito destro. Inspiro, ritorno, allungo la gamba ed espirando ginocchio al petto e appoggio il piede tra le mani. Ricerco l'equilibrio e mi sollevo nell'affondo alto. Distendo bene il diaframma, apro bene il petto. Inspiro ed espirando allungo le braccia sulla linea delle spalle nel guerriero 2. Guardo la mano davanti, mantengo sempre il ginocchio 90 gradi, mi assicuro che i talloni siano sulla stessa linea. Apro bene l'anca. Espirando scendo con il busto per appoggiare le dita della mano sinistra a terra e distendere il braccio destro sulla linea del corpo. Posso appoggiare il gomito destro sul ginocchio se sento più agio nella posizione. E respiro. L'anca destra spinge indietro. Espirando appoggio la mano a terra, distendo il busto, inspiro apro il petto ed espirando il piede destro raggiunge il sinistro in Uttanasana. Da qui srotolo vertebra dopo vertebra, salendo apro le braccia, unisco i palmi delle mani ed espirando li porto al petto. Bene, posso chiudere gli occhi. Riportare il mio respiro al ritmo naturale e riprendere l'immagine di quest'aria che entra, nuova, pulita e rigenerante, e quella che esce, che appartiene al mio passato e a tutto ciò che voglio lasciare andare. Inspiro ed espiro profondamente. Dolcemente lascio andare questa immagine, riapro gli occhi e inspiro, sollevo le braccia. Unisco i palmi delle mani, espirando scendo in Uttanasana. Inspiro distendo gambe, busto in avanti, espirando giù la testa. Porto indietro la gamba destra, appoggio la mano destra a terra e sollevo il braccio sinistro verso l'alto. Inspiro ed espiro profondamente. Alla prossima espirazione scendo con il bacino verso terra, apro il ginocchio e questa volta direttamente inspirando salgo, apro le braccia e respiro nella torsione, questa volta con il ginocchio sollevato. Porto le mani al petto e aggancio il gomito destro all'esterno del ginocchio sinistro e respiro cercando di mantenere l'equilibrio. Se trovo difficoltà appoggio a terra il ginocchio come prima. Thank you.
inspiro ed espirando riporto entrambe le mani a terra, apro bene il petto, il piede sinistro raggiunge il destro e scendo in chaturanga. Inspiro, cane a testa in su, espirando, cane a testa in giù. Un profondo respiro dal naso e un'espirazione profonda dalla bocca. E direttamente inspiro, sollevo la gamba destra verso l'alto, espirando, porto il ginocchio al petto e il piede tra le mani. Inspiro, mi sollevo nell'affondo alto, anche sulla stessa linea. Espirando, l'anca sinistra si apre, le braccia sulla linea delle spalle nel guerriero 2. Inspiro ed espirando scendo in Parsvakonasana. Mi preparo per far scendere il braccio, appoggio la mano sinistra a terra e questa volta sollevo il braccio destro sulla linea del corpo. Sento la torsione che parte dall'addome e respiro profondamente qui. Ora faccio scendere il braccio e torno nell'affondo alto. Da qui proveremo un'asana che è Parivrita Ardha Chandrasana, la posizione della mezzaluna ruotata. Porto il peso del busto leggermente in avanti, contemporaneamente sollevo la gamba sinistra da terra e porto la mano sinistra all'interno della caviglia destra. Ruoto il bacino verso sinistra in modo che le due creste iliache siano equidistanti dal pavimento e mantengo il piede sollevato a martello con le dita che guardano verso il basso. Alzo il braccio destro fino ad averlo perpendicolare al pavimento e giro il centro del petto nella stessa direzione. Se riesco guardo il palmo della mano destra. Puoi fare dei tentativi e non ti scoraggiare se questa posizione non ti dovesse riuscire molto facilmente. Inizialmente puoi provare mantenendo il ginocchio piegato e magari portando un supporto sotto la mano sinistra. E con controllo sciolgo la posizione portando il piede sinistro vicino al destro. Inspiro, srotolo la schiena, apro le braccia, unisco i palmi delle mani ed espirando li porto al petto. Faccio un profondo respiro qui e mi preparo a ripetere tutto sull'altro lato. Inspiro, sollevo le braccia, espirando scendo, Uttanasana. Inspiro, Ardha Uttanasana. Espirando, giù la testa, porto indietro la gamba sinistra. Questa volta rimane a terra la mano sinistra e sollevo il braccio destro verso l'alto. Inspiro ed espiro. Espirando, avvicino il bacino a terra. Inspiro, salgo e distendo le braccia nella torsione. Il ginocchio è sollevato da terra. Espirando, porto le mani congiunte al petto e vado ad agganciare il gomito sinistro all'esterno del ginocchio destro. Respiro. Se ho bisogno, appoggio il ginocchio a terra. Alla prossima espirazione appoggio entrambe le mani a terra. Apro il petto, inspiro ed espirando il piede destro raggiunge il sinistro nella panca. Da qui scendo in chaturanga, inspiro cane a testa in su ed espirando cane a testa in giù. Inspiro profondamente dal naso e lascio andare tutto dalla bocca. Ancora una volta, inspiro ed espiro profondamente, per poi sollevare la gamba sinistra, porto il ginocchio al petto espirando e il piede tra le mani. Inspiro, mi sollevo nell'affondo alto ed espirando
Apro l'anca destra, appoggio il tallone a terra, allungo le braccia nel guerriero 2. Inspiro ed espirando scendo in Parsvakonasana, distendo il braccio destro. Ora il braccio scende, la mano a terra, sollevo il braccio sinistro sulla linea del corpo e respiro profondamente nella torsione. Inspirando torno nell'affondo alto ed espirando riproviamo dall'altro lato Parivritta Ardha Chandrasana, la posizione della mezzaluna ruotata. Come prima porto il peso del busto leggermente in avanti, sollevo la gamba destra da terra e la mano destra all'interno della caviglia sinistra. Ruoto il bacino verso destra, allineo le anche e il piede dietro è sollevato a martello con le dita dei piedi che puntano verso il basso. Cerco di non caricare troppo la mano a terra. Il braccio sinistro tira come verso l'alto. E lentamente sciolgo la posizione portando il piede destro accanto al sinistro. Inspirando mi sollevo, unisco i palmi delle mani, mi allungo. Rilasso bene il diaframma, lo distendo. Espirando riporto i palmi delle mani al cuore, chiudo gli occhi e rimango per qualche respiro in ascolto di tutte le sensazioni del corpo, riportando l'immagine dell'aria che entra, che purifica, trasforma ed esce. Inspiro ed espiro lasciando andare tutto ciò di cui non ho più bisogno. Inspiro aria nuova ed espiro profondamente. Dolcemente riapro gli occhi, sollevo le braccia, unisco i palmi delle mani, espirando scendo e questa volta mi siedo a terra, senza l'aiuto delle mani se riesco. Mi distendo pancia in su sul tappetino, le braccia sono lungo il corpo con i palmi delle mani verso il basso. Inspiro profondamente. Ed espirando sollevo da terra entrambe le gambe, le braccia, le spalle, la testa e la parte superiore del torace, senza sollevare la zona lombare, la mantengo il più possibile premuta a terra. La colonna è dritta, i piedi e le mani sono rilassati. Allungo le braccia verso le ginocchia, mantengo le mani con i palmi verso il basso, in linea con le dita dei piedi. Ed espirando riappoggio la schiena. Questa volta sollevo la schiena da terra mantenendola eretta e formando un angolo di circa 90 gradi con le gambe. Le ginocchia in questa versione rimangono piegate con le tibie parallele al pavimento. Le braccia sono sempre allineate con le gambe e il collo con la colonna vertebrale. Respiro in Navasana, la posizione della barca. Cerco di mantenere l'equilibrio sugli ischi e mi aiuto mantenendo lo sguardo fisso su un punto. Alla prossima ispirazione scendo, riappoggio la schiena a terra, mantengo le braccia lungo il corpo, avvicino più che posso i talloni ai glutei
Inspiro, srotolo la schiena portando il peso sulle spalle. Espirando, scendo appoggiando vertebra dopo vertebra a terra. E di nuovo inspiro, salgo. Espirando, scendo. Inspiro, salgo. E respiro qui. Espirando lentamente scendo a terra. Ora appoggio la caviglia destra sul ginocchio sinistro e con le mani vado ad abbracciare la coscia sinistra dietro il ginocchio oppure la tibia. L'osso sacro rimane a terra. E respiro nella posizione. Cambio lato, la caviglia sinistra si appoggia sul ginocchio destro e appoggio le mani dove riesco senza forzare e respiro profondamente qui. Delicatamente riappoggio entrambe le piante dei piedi a terra alla larghezza del tappetino e dondolo con le ginocchia da un lato all'altro, massaggiando tutta la zona lombare. La testa e il collo seguono il movimento. E torno al centro, preparandomi a distendere il corpo in Shavasana. Se ho bisogno mi copro. I palmi sono rivolti verso l'alto, i piedi si aprono esternamente. Inspiro ed espiro profondamente, lasciando andare il peso del corpo a terra. Rilasso ogni zona del corpo. Inspirando gonfio l'addome. Ed espirando lo sgonfio, rilassando tutti gli organi interni. Inspiro. Ed espiro. Al ritmo del mio respiro che si fa sempre più sottile e delicato.
Posso iniziare a muovere le dita delle mani e dei piedi, la testa, per poi ruotare su un fianco e tornare in posizione seduta. Inspirando sollevo le braccia, unisco i palmi delle mani ed espirando li lascio scendere al petto e ci ringraziamo per aver praticato insieme.